L'uomo deve resistere a tutto, anche a questo caldo qui, anche se lo chiamano Caronte, noi sopporteremo bene. Io invece purtroppo mi scatena un po' il nervosismo, però purtroppo ci dobbiamo abituare. Ormai è così, le temperature sono quelle e basta. Fa proprio caldo, veramente, mi difendo facendomi vento con un po' d'aria condizionata e bevendo tanta acqua. Io vado a correre tutti i giorni, sotto al sole, a torso nudo, e così mi difendo così. Ci difendiamo, soccombiamo sotto il caldo, no vabbè scherzo, aria condizionata, ci bagniamo e via, e si va avanti. Ci si difende fermandoci ogni tanto all'aria aperta, all'ombra, bagnarci ogni tanto magari nella fontana, se fossimo un po' più piccoli lo faremmo volentieri. Mi ricordo un caldo simile a un paio d'anni fa, nel 2015. Gelati, acqua fresca, un po' d'ombra. Tanto caldo oggi, in questi giorni, sono temperature veramente tropicali, più di 35 gradi, è insopportabile. Sopportiamo, perché andiamo, mi piace il sole. Parchi. Andiamo ai parchi e beviamo molto col cappellino, perché io cammino, faccio molto foodie. Grazie. Sì, confermo che soltanto bisogna bere abbastanza e bisogna cercare delle zone più ombreggiate. Sì, fa tanto caldo. Anche l'anno scorso ha fatto così caldo, quando è finita la scuola, però. Ma no, ma sì, non è così spaventoso. A caso la piscinetta mi ci butto dentro, il giardino. Sì, sono fortunato, si sta bene.